con l'arrivo dell'estate le temperature salgono e gli esperti ci invitano a consumare frutta e verdura di stagione per prepararci ad affrontare le giornate afose che ci aspettano nel prossimo futuro. Un maggior consumo di frutta e verdura è fonte di vitamine, sali minerali e liquidi preziosi per mantenere l'organismo in efficienza e combattere i tanto temuti radicali liberi da esposizione solare. La frutta è importante comunque mangiarla tutta e variare il più possibile. La cosa interessante è che i frutti di bosco, che normalmente vengono mangiati solo come dessert, invece sono importanti per proteggere le pareti dei capillari, che proprio in questo periodo per il caldo vengono messi un po' sotto stress. E quindi i frutti di bosco, specialmente i mirtilli, consumati anche magari insieme a uno yogurt, proprio per finire il pasto in dolcezza, aiutano a contrastare, diciamo, anche i gonfiori delle gambe, proprio perché aiutano la circolazione venosa periferica. Siamo davanti a un banco di frutta e verdura. La frutta e la verdura la comprate voi? Certo! Come no? Io invece nel secondo mi mangio un mezzo chilo di ciliegie. Signora, la frutta e la verdura nella sua tavola c'è o non manca mai? No, c'è. Sì, quasi sempre. Cosa le piace di più? Pesche, albicocche, meloni. La frutta di stagione? La frutta di stagione sempre, ciliegie. Aiuta a combattere un po' il caldo? Sì. Da sollievo. Sì. Il mercato cosa offre in questo momento come, diciamo, stagionalità? Abbiamo delle bellissime ciliegie, delle albicocche proprio succose, pesche, nettarine, pesche saturnine, banane. Abbiamo ancora qualcosa di mele, diciamo, il finale delle mele, sempre buone, ma sulla finale degli ottimi meloni e sta bocciando proprio il cocomero. Il cocomero nella sua stagionalità. Il costo può essere un problema alle volte? Ma no, i prezzi stanno cominciando a calare, insomma, a mettersi nella linea giusta di mercato che è oggi, insomma. Frutta e verdura d'estate non devono mancare mai. No, assolutamente, però sono molto cari. Però, insomma, la salute è importante, sì. Dicono che almeno 3 portate di frutta e di verdura al giorno ci vogliono. Assolutamente sì. Frutta, pesce e verdura. E anche il caldo un po'. Sì, quello fa, quindi bisogna sicuramente alimentarsi in maniera sana e corretta. Per regolarci su tempi e quantità bisogna rifarsi alla regola aurea del 5. 2 porzioni di verdura e almeno 3 di frutta al giorno. D'estate frutta e verdura dovrebbero essere, no, il top, sì. Ma li comprano, li acquistano? Sì, molto meno degli anni passati, la gente sta molto attenta al prezzo, però sì. Si mangia frutta e verdura fresca d'estate. Resta lo scoglio dei bambini che sappiamo non essere proprio dei fans di questi alimenti, ma piccoli consigli possono aiutare. Allora, innanzitutto bisogna cicchettare un pochettino i genitori, perché i bambini vanno molto ad imitazione, quindi i genitori devono mangiare le verdure e i bambini li imiteranno sicuramente. Ma si possono anche aiutare a consumare più verdure, magari facendo delle polpettine di verdure, anche magari tipo un pesto di zucchine utilizzato per condire la pasta. Quindi non sempre le solite verdure fatte come si mangiano da adulti, ma proprio un pochettino un gioco. E poi farsi anche aiutare in cucina a preparare piatti a base di verdure, anche zucchine ripiene ad esempio, così si abitua un po' al gusto a queste verdure. Ma nonostante tutto rimane sempre qualcuno a cui proprio non va giù. Posso dirlo al microfono? Io non mangio la frutta, però anche io mangio la verdura. Ah, almeno la verdura la mangi però. Sì.